cari amici di The Obusi Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Obusi Game e di WorldofWrestling.it. E nuovi campioni di The Obusi Game e di WorldofWrestling.it. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Lo specialista Michel. E dell'allibito attonito eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP pre-show. No, sto sbagliando perché no. Il titolo è XL. E oggi andremo a vedere il 2 contro 2, ragazzi. Volevo subito dire l'ordine che l'abbiamo detto, ma magari la gente l'ordine a casa in quel video non ci ha seguito. Allora, l'ordine sarà 1 contro 1, 2 contro 2, handicap, triple threat, fatal 4-way e six man. Oggi appunto tornei Royal Rumble, niente. Niente ancora. Tornei potevamo farlo quando c'era il torneo di dopo ricordatemi che annunciamo anche il torneo. No, non il torneo, ma lo speciale per gli 8000 iscritti e per i 200 mi piace su Facebook. 2000, però vabbè. 200 mi piace. Ma ragazzi, dovete capire che è luna di notte. 2000 mi piace. Sì. Cazzo, non avrei 200. Ci siamo iscritti, cioè abbiamo aperto il canale settimana scorsa, abbiamo già 200 mi piace. Abbiamo fatto 100 in un giorno. Ragazzi, l'ora è tarda, sono le 1:05. A volte è veramente tardi. Margaret sul suspect. Sì, ecco, infatti un'altra iniziamo a registrare a luna, pensate. Un'altra di un'altra notizia che dobbiamo darvi è quella appunto del video di Margaret. Ci fa ridere però. Di Margaret che questo weekend non arriverà, anche perché abbiamo intenzione. Margaret non arriverà questo weekend, è in ritardo. Abbiamo intenzione anche di proporvi, non questo weekend ma il prossimo, un altro videogioco in modo che voi poi potrete scegliere tra uno e l'altro. Questa è nuova. Però non questa settimana. Però ne riparliamo. Però ne riparliamo perché, perché ragazzi, siamo catafratti. Catafratti. Anche perché abbiamo appena assistito a un pay per view che ci ha demoralizzati. Prima facciamo una stipulation che dovrebbe essere tra non ne una facciamo di una queste, di queste sei. Questa dai. Dai ragazzi. Extreme Rules. Extreme Rules. Poi con Sin Cara e Kalisto. Poi ne avremo ben donde di parlare di Sin Cara e Kalisto, perché è uno dei match più importanti della serata, è quello. Cosa fai? Manca l'essenziale. Quanti ne hai presi? Non so quanti stai prendendo. Uno. Il mio, mi ha portato via l'urna, porco cane. E uno, e l'altro, ancora tu. Lui fa le arene. Gli faccio le arene, capito? Aspetta, ma se è... Ah, è 2 contro 2. Okay. Allora, l'ordine... Ho iniziato io. Casuale, no. Ma iniziato realtà, tu, dai. Io e lui contro io e te. E noi due. L'ordine era quello. Nome facilissimo. Noel Salikai. Triple H, se no Randy Orton. Allora, scusatemi, mi permetto di andare subito a selezionare Triple H. Un amico a casa mi ha anche detto, e io però non so dove sto andando perché la TX sta qua. Ah, puoi usare le lettere. Premendo R2. Triple H non ha detto di che anno però. No. Quindi andiamo con quello classico, più pompato che mai. Incredibile. Invece il mio è Henry Corra, che ha scelto Andre the Giant o Kevin Owens. Andre the Giant che non avremo, mi sa. C'è Andre? No. Adesso andiamo subito a vedere. Credo. Mi sa di no. Ma se l'ha scritto ci sarà sicuramente. Eccolo. Ah. Quindi però che bel tag team. Andre the Giant con Triple H. Improponibile perché contro Pierangelo Ariano. Ce l'abbiamo. Che vuole? Scelgo John Cena o Brock Lesnar. John Cena.
E quindi concludiamo: Gianluca Gambazza, Brock Lesnar o Stone Cold o Triple H? Brock Lesnar o HBK? Brock Lesnar, che era quello scelto anche dal mio... Comunque è un gran bel tag team. Esatto, sì. Se arriva Brock Lesnar, sì. Proprio. No. Gli mettiamo... No, non si può mettere in mezzo. Bello, bello. Brock Lesnar, mi piace. Mi piace. Sono hype per vedere questo match. Sono hype. No, sono curioso. Sì, sì. Guarda, sono curioso di anche vedere noi. Tanto. La bestia Brock Lesnar contro il gigante. Under the Giant. Ah, sei per quello tu sei curioso. Cioè, accostamenti proprio. Voglio vedere se John Cena voglio riesce se anche a fare l'attitude adjustment a Under the Giant. No, io voglio vedere se invece Brock Lesnar porta. Dai, sbuccia qualcosa lì, dai. SmackDown, ragazzi. Mamma mia. Beh, non è superstar. Quando c'era Under the Giant. Non c'era niente, non c'era neanche SmackDown, cioè perché... No, non c'era neanche... C'era solo WWE, basta. WWF. Bada. Slancio lento, entrata sì, e possiamo... Oh, vorrei vedere l'ingresso di Andre. Quello che stavo dicendo io. Invece stavo dicendo... voglio vedere se Brock Lesnar porta in gita su Black City Under the sì, Giant. Sì. Chissà, come l'hanno fatto? Ma? Chi? Suplex City? No, Andrea Giant. Ah, ok. Allora, ragazzi, come solito, del chi dito entra noi, primo? Triple H. Eccolo. Del dito a noi post pay-per-view. Non parleremo del pay-per-view. Ma? Perché era una cagata pazzesca. Stavolta mi sento di concordare ecco con lui. Vedete che io avevo ragione, stavolta. Io ho a essere polemico. Ho visto un nuovo supereroe che si chiama Sheamus. Ragazzi, abbiamo avuto ben due pace campioni in una sera. Due nuovi campioni. Uno che è durato poco, però. Vabbè, iniziamo con il kickoff che l'abbiamo commentato noi, lo potete trovare sulla nostra e pagina. E anche lì ci hanno fatto la sorpresa di metterci un kickoff a 5 e noi pensavamo che avevano declassato il 5 contro 5 nel kickoff, invece poi abbiamo scoperto che ce n'era un altro anche nel pay per view. Serata di sorpresa. Non si fa queste cose, dai. Come e stavo quindi dicendo, potete trovare il video sulla nostra pagina Facebook e anche se non siete iscritti potete vederlo. Però siamo più di 2000, non più di 200. Ho sbagliato. Ricordami che dobbiamo dire anche quella cosa lì. The Miz, Bo Dallas, Stardust and The Ascension, con Re Victor naturalmente, contro Neville, Dudley Boyz, Titus O'Neil e Goldust. Ho premesso che è tornato Goldust. E lì. È già lì. Era già qualcosa di premesso che hanno messo i Dudley Boyz declassati in kickoff. Anche questo è lì. Vero. Cos'è? Cosa si è spruzzato in faccia? Vabbè, a brillantini. Sì, Beh, non starei tanto qui a parlare. No, non parliamo. Lo potete vedere. Eliminazioni un po' troppo veloci, secondo diciamo me. Chi vince e basta. Perché è durato ben 18 minuti? Sopravvissuti Dudley Boyz, Goldust e Titus O'Neil. Praticamente hanno eliminato solo Neville. Alcuni schieramenti erano impossibili, Lo schienamento di Neville è stato inutile, potevano anche risparmiarselo, esatto. Però eccolo qua, entra così proprio. Come deve entrare? E notare che dopo gli ultimi avvenimenti in Francia noi appunto abbiamo anche la bandiera francese, che faccia di merda che gli è andato, che gli è andato, cioè no, la sua. Questa è la no, non è così, non era proprio così. Dai, proprio la faccia da scimmione questa qui. Poi anche la camminata. Sì, no, la camminata è un po'. Pensavo meglio, obiettivamente. Il faccione lì non è il massimo, la bocca non è sua. Comunque inizia. In effetti sembra una scimmia. Iniziano le Survivor Series, prima semifinale. Roman Reigns sconfigge Alberto Del Rio in. Forse il match più bello della minuti serata. Personalmente. Allora, tutto sommato, sembrava un po' il nostro. No, mi è dispiaciuto, esatto. Speravo che il buongiorno si vedesse dal mattino, in realtà così non sarà. Però io un 6,5 tendente al 7 lo potrei anche dare a questo. Al primo mezzo. Gli do anche un 7. 6,5 io. 7.
Proseguiamo subito con la seconda semifinale. Dean Ambrose sconfigge Kevin Owens e raggiunge Roman Reigns alla finale. A questo gli do un 6,5, invece non è stato un granché. Ha dominato Kevin Owens. Mamma mia! Quanto è grande Andre the Giant! Sei più. Ha dominato Kevin Owens comunque la maggior parte del match, ma poi da nulla. 6. Una Dirty Deeds. Do un 6 che porta Dirty Deeds alla vittoria di Ambrose. Però volevo dire una cosa prima agli amici a casa riguardo lo speciale e a domani, ragazzi, che per, dopo tanto tempo non uscirà un video il giovedì. Come sapete lo sbusto è finito e lo sbusto appunto arrivava di giovedì, quindi domani niente sbusto e niente video di giovedì, niente giovedì. Voi direte che brutto giovedì sarà questo giovedì. Potete guardare il nostro match dal kick off, anche se l'abbiamo pubblicato martedì. Ma questo va mercoledì allora? Come sempre. Martedì sempre, cosa va? Va al kick off. Al kick off. Quindi ragazzi, questa settimana, oltre a non esserci il video giovedì, non ci sarà neanche sabato e domenica con i videogiocatori della domenica. Vogliamo prenderci potete un po' di riposo. Immaginare la stanchezza sì, che c'è. Sì, abbiamo fatto veramente video. Cercate di capire. Abbiamo fatto questo stop. Perché serve fare questo. Che è l'una, ragazzi. Però sì, facevamo anche gli altri. Partendo dal presupposto che la settimana scorsa abbiamo fatto 4 pre-show. Dai, esatto. Quindi andiamo via pari. Io sto straparlando. Non preoccupatevi perché il giovedì comunque tornerà. Con lo speciale 8000 che ecco ritorniamo con appunto lo speciale. Andiamo allora ragazzi continuare con la aspetta però volevo dirlo prima allora, perché sennò tanto sono entrato. A proposito allora lo speciale per gli 8000 iscritti faremo la Royal Rumble a 30 uomini simulata. Allora noi in un video non questo ragazzi vi diremo di commentare il wrestler che vorreste inserire nella Royal Rumble. I primi 30 che commenteranno verranno inseriti nel Royal Rumble match. Il vincitore del Royal Rumble match, ma c'è di più, potrà poi scegliere, verrà contattato esatto da noi e potrà scegliere lui un match da fare, da simulare, o addirittura potrà scegliere, direi da giocare, di farci giocare noi. Potrà scegliere veramente praticamente quasi tutto tranne far giocare Peppino, perché Peppino non sa neanche da che parte prendere a mano il controller, non so neanche da che parte prenderlo. Quindi colui che vincerà il Royal Rumble potrà scegliere wrestler, se tipologia, simularlo o non simularlo, tipologia, arena, tutto ragazzi. Potete... titolo, non titolo. Avete libera scelta. Quanto è un nano grosso, Triple H. Questo perché? Perché è il match che mamma mia il vincitore. Ai Extreme Rules non c'è il tag. Esatto. No. Come che l'hai detto? tutti sopra. Aspetta, fammi concludere. No. Tutto questo che sceglierà il vincitore sarà necessario perché sarà il video dei 200 o meglio 2000 iscritti a Facebook, quindi esatto. Sarà un secondo speciale. Quindi lo avevamo già fatto con lo speciale dei 5000 forse, una roba del 5000 genere. E Abusi Bani. Allora era 4000, non mi ricordo. Comunque il vincitore della Royal Rumble sceglierà il match e quel match lì sarà lo speciale per i 2000, mi piace, su Facebook, stavo già dicendo 200. Quindi, dai, siete contenti? Finita, giovedì prossimo ecco, si ricomincia. Quindi, mi raccomando, state sempre sintonizzati che vi facciamo sapere noi quando commentare i wrestler, i 30 wrestler. Andiamo avanti con un altro match a sorpresa, altro 5 contro 5. Ryback è il capitano del suo team composto da Lucha Dragons e dagli Usos. Poi non si è ben capito chi sia il capitano dell'altro team, dove il New Day è assieme a Sheamus e King Barrett. E qui 17 minuti e 50 di match, è stato lunghino, e qui, lunghino anche questo. E qui entra qui e qui sopravvivono qui vedremo Kalisto, dopo Jey Uso e Ryback.
anche l'ultimo qui sopravvissuto degli altri, chi era? Però Sheamus, in questo match ricordatevi che c'è una gufata di posa. Probabilmente, non siamo ancora sicuri. No, sono sicuro. No, non siamo sicuri. Sei detto che l'hai detto Rinzi forse. Però c'è la gufata. C'è. Comunque la gufata c'è. Nonostante erano 3 contro 1, Ryback, Kalisto e Jey Uso hanno fatto veramente fatica a sconfiggere Sheamus. E già lì io mi stavo facendo una piccola idea dell'eventuale incasso. Sì, adesso. Invece io no. Quando, l'ho detto quando a lui io ho visto quando ho visto arrivare Sheamus, ho detto a loro: allora non incassa. Io invece avevo detto: per me incassa perché litiga e va via. Invece non li ha abbandonati, è rimasto da solo. Se ne sono andati via i New Day. Voto 6. 6, dai ragazzi, 6. 6 anch'io. WWE Divas Championship, Paige contro Charlotte in un incontro da 14 minuti vinto da Charlotte con la figure 8. Allora, un match bello. Ma noi non commentiamolo troppo, sennò parliamo un po' anche di questo. Diamo subito il voto, dai. C'è il finale, più che altro il finale che ha fatto schifo. 5. Era a pochi centimetri dalle corde, ma guarda che è stato un match sommato 6 e mezzo. 6 e mezzo. Tyler Breeze. Attenzione, Triple H con i gradoni d'acciaio. Intanto di là John Cena se la vede. Ma niente. Contro Dolph Ziggler. Un incontro durato pochissimo, 6 minuti e 43. Tra l'altro la fotocopia del match che abbiamo visto a Bologna, che potete trovare sul canale. Forse era meglio quello di Bologna. A parte il finale, perché a Bologna ha vinto Dolph Ziggler. Mamma praticamente mia. Identico. 6, voto 6. Aia. Scarso. Suplex City, bitch. 6. Voto 6 e mezzo. La famiglia Wyatt, in questo caso Bray Wyatt e Luke Harper, e non Braun Strowman, ci hanno gabbati contro i Brothers of Destruction, Kane e The Undertaker. Anche qui mi parlano di spettacolare entrata riservata di Undertaker. Io tutta questa spettacolarità non l'ho trovata. Noi abbiamo fatto di quel ridere, però noi abbiamo riso. Era comico. Vedrete anche se il nostro tecnico farà degli spezzoni o delle foto. Ci sarà. No, vabbè, non diciamo, non spoileriamo testa troppo. Che esce, detto, una sì. Testa che esce. E soprattutto il povero Bray Wyatt che si è preso una capocciata quando non si è attaccato alle corde. Ha fatto parecchio ridere. Vabbè. Sì. Comunque, leggo testualmente: Kane a Branca Harper, The Undertaker a Branca Wyatt. Double chokeslam, il Deadman chiama la fine del match, tombstone pile driver su Harper, 1-2-3, vincitori Undertaker e Kane. Attenzione, Undertaker è Napoletto! Mai visto una cosa del genere, lui vuole andare a fare... Vabbè. Beh, a parte ridere in quel match non è che mi sia... Perché non aiuta Ma perché non era... Triple H? Perché mi sa che non è la tua vuoto? Perché mi sa che non è... Attenzione, Brock Lesnar! Se la prende con Andre the Giant adesso, vediamo a me cosa tira fuori. La bestia contro il gigante. Più che un 2 contro 2 mi pare un Fatal 4-Way. No, perché non sono tutti contro tutti. 2 contro 2. Guardate Brock Lesnar che a terra. Dovrebbe essere tag team. È uscito Extreme Rules. Tenta anche lo schienamento. 1, 2, Extreme Rules. Niente. Si svolge così. Mai saputo. Dovrebbe essere un tag team normale senza... C'è sempre stato il 2 contro 2. Extreme Rules? Nel gioco? No, sì. C'era 4-Man l'anno scorso. Sì. Ma non era il 2 contro 2. Perché non lo... Non mi ricordo. Culata immensa. Dai, finiamo. Stiamo aprendo troppe parentesi. Sì, esatto, non mi ricordo adesso, dovrei andare a riguardarmi. Kane Undertaker, voto 6. 6 e mezzo perché c'era l'Undertaker. Ma non ho visto nessuna entrata speciale. Braun Strowman che lo tengono lì per non fargli fare la figuraccia di perdere. 6 e mezzo.
Suplex City. Allora, titolo del mondo Roman Reigns contro Dean Ambrose, che si conclude dopo 9 minuti appena di un match scarsissimo. 9 minuti di match? 9 minuti Azzarola. E 02 con Roman Reigns che diventa il nuovo doppio schienamento campione WWE. Ora voi direte, guarda, match così triste la cosa. Guardate John Cena, una molto serie di spallate triste. E tornato forte Cena. E dall'altra parte sì, ha fatto la proto bomb. Che è Five? No, Brock Lesnar ha fatto le Five a Triple H 2. Mamma mia. Vabbè. Malanga. Vabbè. Finiamo il finale. Voto al match 6 meno. Dopodiché in ben 35 secondi 2 Simon si incassa la vagiletta. Siamo messi male, amici. Cioè, abbiate pietà di noi, ma come si fa a lavorare con due così? Mamma mia, poi io sono polemico, no? E diventa il nuovo campione WWE dopo 35 secondi di match. Baci e abbracci con Triple H, probabilmente ora Sheamus è il nuovo protetto. Cos'è il mal di pancia? A parte che la pubblicità, non lo so, carini. Per i baci e abbracci. No, sei sbagliato. Cos'hai detto ancora? Ho detto la vagiletta. La? La vagiletta. Scusate. Che mal di pancia. Guardate il match. Se pensi che non l'avevo capito prima. La vagiletta. Basta, basta, torniamo in noi. Vomito adesso. Pronta, già? Il pay per view era l'insegna della pubblicità di quell'affare l'anti. E mal di pancia. Squarausi. Dopo lui mi dice quella vagiletta qua. Vabbè. E niente. Comunque non pensate che sia meglio Sheamus di Roman Reigns, no, comunque la padella nella braccia. Hanno fatto fare una figura di merda a Roman Reigns, l'hanno fatto vincere. E più attitude adjustment, ma niente, riversata. E ascolta, adesso ti riprendi tutto al volo così tu, ho capito, io sto parlando. Aspetta che c'è, aspetto, forse quando è finito c'è un pedigree in arrivo probabilmente. E pensa che tu sei nato dopo che è morto Andrea De Giacomo. Tu non l'hai mai visto tu andare da Zara. Pedigree a segno. Addirittura di rosso sangue. Forse sì. Comunque stavo dicendo che hanno fatto uno, fare 2 e 3. Andrea De Giacomo sta lì in piedi a guardare. Erano assieme. Ah. Lo sapevo. Non ho ancora capito. Comunque, amici, basta ridere così, cazzarola. Amici, ma andate a dormire. No, stavo dicendo. Altro The Giant. Stai in piedi così, no. Su cosa stavo dicendo? Probabilmente Roman. No, volevo dire che a parte questi hanno fatto fare una figura di merda a Roman Reigns, perché l'hanno fatto vincere, sì, e il suo grande regno, l'impero romano, è durato 35 secondi di campione. Insomma, si può far fare una figura così a uno che doveva essere chissà chi. Vabbè, a parte quello, volevo dire che durante il pay per view abbiamo visto anche nei panni dall'arbitro il buon Jim Walsh, il papà di Brandon e Brenda Walsh. Per chi segui, per chi ha seguito, ma anche nel match, sì, durante, non mi ricordo in quale, e qua litigano Andre the Giant, no? Col sangue. Insomma.
Che bello, però. E cosa gli dici di andare sul palo, Andre the Giant? Ma sei pazzo. Mamma mia, ecco, Jim Walsh, che per chi non lo sapesse, fatevi una cultura, andate a guardarvi da qualche parte. La maggior parte di voi non Beverly Hills 90-210, un telefilm degli anni. Ma ti faccio una domanda 90. Che non c'entra assolutamente un cazzo. Oh, che bella! Visto Latin dal, song e anche la vista tipa. Dal vivo è molto bella. Ma nella My Career. Liga. Nella My Career. Non si può fare uno di loro diverso, bisogna crearlo. No, no, puoi fare anche uno okay, di loro. Ok, basta. Cioè? Tutto qui. Quindi non abbiamo commentato il finale del pay per view. L'abbiamo detto? L'ho detto io che hanno fatto fare la figura di merda. Dobbiamo dare il voto al pay per view. E beh, gli hanno fatto fare una brutta figura. Era, secondo me era meglio farlo perdere. Perché vincere e perdere così, no. Esatto. Così hanno voluto dargli proprio là. Lo so che mi sta sulle balle, però ragazzi. Mi sta sulle balle anche a me, però secondo me non lo meritavo. Era meglio perdere direttamente. Voto complessivo al pay per view, io gli do 6 perché sono anche una io. Persona di manica larga, ma meriterebbe di più. Ma smettila. Dai, cioè si può ridere durante un match dell'Undertaker. Un match 5 contro 5. Già quello dice tutto. Nel pre-show, un match 5 contro 5 inventato. Mezzo l'Undertaker, che va bene, quello che era, ma. 6.5. 6. Stavolta sono un po' polemico anch'io. Bravo. Detto ciò. E suppongo che anche a TLC sarà così, incominceremo a riprenderci. E beh, a TLC Rumble. Credo ci sarà la rivincita. Il match titolato. Sì, ma pensi che Mister Impero Romano riesca a riprendersi la cintura? Dopo la figura di merda che ha fatto, ormai è in discesa libera. E non so neanche se riuscirà a risalire più avanti. Perché dopo una figura così, difficilmente risali. E questa la dico, Buttata secondo me lì. A sto punto, fischiato per fischiato, tornatelo in. Ormai. Per me è l'unica. Ormai è l'unica, sì. Ma la WWE lo vuole lanciare come nuovo top face. Allora lanciato sostituto di John Cena. No, ma loro sono ha iniziato come bene come Survivor Series. Esatto. Quindi ragazzi, io vi ricordo come sempre di essere un mi piace o un non mi piace. No, ho sbagliato. Vi ricordo sempre, se state guardando il video da World of Wrestling.it, cliccate l'iconcino di YouTube che vi manda su YouTube, in modo da poter commentare, mettere mi piace o il non mi piace, iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo la nostra pagina Facebook, che nonostante lui non ci creda, abbiamo più di 2000 iscritti. È l'unico modo per vedere il match del kickoff del pay per view delle Survivor Series. Troverete sempre notizie aggiornate, video, voto, risposta alle vostre domande, quindi passateci e date un'occhiata. Ah, e io invece volevo ricordare che prima non l'ho detto, ho detto ne parleremo dopo, ma non l'ho più detto. La gufata che è stata fatta da Posa, probabilmente, nel match a 5. Quando entrando Sheamus, lottando, poverino rimanendo da solo, Posa appunto dice, si esce con questa trovata, dicendo ma mi sa che qua allora la valigetta rimarrà con le ragnatele ancora anche stasera. O la vagiletta. O la vagiletta. Rimarrà con le ragnatele anche stasera. E infatti, subito dopo abbiamo avuto la conferma alle ragnatele. Piena di coriandoli più che ragnatele. Quanti soldi avranno speso in coriandoli? Ma sì, erano tutti. Perché erano felici per Roma. Facevano meno di usarli. Amici! Abbiamo deciso adesso l'ultimo momento. Di perché abbiamo deciso? Scusate, no, perché siamo partiti, cioè con la testa. Abbiamo sbagliato. Ha detto un sacco di castronerie. Andrà in onda un video domani. Ha detto un sacco di castronerie. Lui è andato, non ascoltatelo. Che di pochissimi minuti. Di pochissimi minuti, dove voi dovrete commentare il vostro wrestler da inserire nella Royal Rumble, che uscirà giovedì. Stiamo trasmettendo anche per i sordi. Mi raccomando, 30 commenti, ecco, con 30 nomi. Allora, io vi dico, domani alle 13:30, visto che sono 30, uscirà il video, velocissimi ragazzi, i primi 30 entreranno nella Royal Rumble. Prima 10 diamanti. Se ci sono dei doppi, saltiamo.
i ragazzi prima di commentare guardano i wrestler che ci sono. Perché vai Jess? Perché se ci sono perché se ci sono doppi saltiamo e andiamo a quello successivo finché raggiungiamo i 30 wrestler. Esatto, quindi magari prima di commentare il wrestler, guardate che wrestler hanno scelto gli altri utenti, in modo da non fare dei doppioni. Avete capito bene? No. Spero, okay. Perché vale. Quindi ci vediamo domani alle 13:30, mi raccomando, i primi 30. Ciao. Ciao, così proprio.